Buonasera, Basilicata Notizie, stasera a Lago Negro all'Hotel Midi per presentare un nuovo libro di un autore lucano. Dopo il Marchese Mirko di Alessandro Carlo Magni e Frammenti di Memoria dell'avvocato Vincenzo Viceconte, stasera presentiamo un libro che più che un romanzo è una testimonianza. Abbiamo qui Donato Di Capua, scrittore di Pietragalla, scrittore lucano, che ha scritto queste pagine di testimonianza dal titolo La croce dentro. Di Capua, come nasce questo libro? È un libro che nasce da una promessa fatta a Papa Francesco. Io nel mio primo libro, Il buio della mente e la luce dell'anima, decido di fare una spedizione, così, una spedizione al buio. Mando il libro a Papa Francesco, che si era appena insediato, e vengo accusato di essere un malato di mente dal mio editore e da tutti quanti. Il Papa non leggerà mai il tuo libro. Invece no, invece dopo 2 mesi ricevo una lettera da Papa Francesco che mi ringrazia per il testo e intimamente ci continuiamo a scrivere. Nasce una piccola corrispondenza e in questa corrispondenza io gli prometto un libro, gli dedicherò un libro che non parlerà di lui, ma parlerà di ciò che io ho visto in lui nella fede e di ciò che ho visto in lui come pastore di tutti quanti noi. E nasce questo libro proprio per il pensiero che mi intimamente mi legava a lui, per quel pensiero che mi faceva sentire veramente vicino alla sua persona. Un libro di conversione, un libro che parla del tempo, un libro che parla degli esseri umani che decidono di evolversi e decidono di tendere al meglio, cioè di tendere verso Dio. Ecco, un libro di testimonianza, una riflessione tra ragione e fede, cioè i soldi nella vita non sono tutto. Sì, il concetto del potere, del denaro è un concetto reale, ma un concetto che dà il senso della nullità. Cioè io posso donare 1 milione di euro, ma se ne ho un'infinità ho regalato niente. Invece il libro parla dell'entità più bella, più preziosa che noi riusciamo a donare agli altri, che è il nostro tempo. Il tempo non torna indietro, il nostro tempo non ha prezzo, perché è limitato, perché ha un inizio e una fine. Decidere di dedicare questo tempo ad altre persone significa dedicare il pezzo più importante, la cosa più preziosa che abbiamo. Il libro fatto in 2 parti, un libro dove si racconta di soldi, di materialità, poi un avvenimento, l'incontro con Patrizia, naturalmente l'amore che scardina e pone la riflessione a questa persona, al protagonista principale, legato poi a tanti avvenimenti collegati al ritrovo di un bambino, alla donazione di denaro. Ecco, il concetto fondamentale l'amore, quindi è l'amore quello, il simbolo, lo strumento che ci porta verso la fede? E l'amore per la vita. Io ho pensato a questo concetto come una parte senza limiti, un qualcosa di infinito. È vero, il protagonista David Dickman Kaufman conosce Patrizia e con Patrizia ha una svolta la sua vita, ma la svolta lui inizia ad averla quando vede soffrire una bambina. La svolta quindi per l'amore verso gli altri lui riesce ad averlo quando si accorge che il mondo non gira intorno a se stesso. Lui non è il fulcro del mondo. Il fulcro del mondo è ciò che noi riusciamo a essere, riusciamo a dare agli altri. E quindi lui inizia una conversione che lo porta a conoscere la parte più bella della vita, la parte più bella del suo essere, l'amore e gli altri, il prossimo. Ciò che si può fare per gli altri accresce internamente l'energia che ognuno di noi ha per la propria vita. Con questo libro cosa vuoi dire ai tuoi conterranei alla Lucania che anche in questo momento vanno alla ricerca della fede e dell'amore? Io dico che c'è una... la ricerca è sempre un qualcosa che dà un senso di precarietà, ci dà stress la ricerca. Io dico che in genere quando dobbiamo essere colpiti da un qualcosa di profondo, anche se siamo in un posto
isolati, al buio, siamo in un posto dove ci sentiamo al sicuro da tutto e da tutti. Se qualcosa ci dovrà colpire, in questo caso la fede ci segue ovunque. E c'è una frase nel libro tratta proprio da un discorso di Papa Francesco. Uno può non seguire la fede per 20 anni, però poi lei ti raggiunge e ti bussa la spalla, ti tocca la spalla. 50 anni tu fuggi e scappi da questo delirio, da questo desiderio, ma ti raggiungerà prima o poi, perché ti farà fare i conti con la tua coscienza e ti farà pensare che non sei niente senza gli altri. Senti, in due parole, la Lucania, i lucani, perché la gente comune, perché dovrebbe leggere il tuo libro? Io penso che il libro possa scuotere un qualcosa che abbiamo dentro. Penso che sia una bella lettura, non vorrei essere egocentrico, penso che comunque sia una bella lettura e sia pieno di emozioni, trasmetta un qualcosa di molto bello, di positivo, ci fa riflettere questo libro, ci fa riflettere e ci fa scavare all'interno della nostra anima. Lì noi in un angolino buio probabilmente abbiamo un qualcosa, è depositato lì, niente lo smuove, né il vento né nient'altro, ma poi ecco che arriva la piena e questa piena arriva anche nell'angolo più nascosto del nostro animo, del nostro cuore e viene a galla tutto. E quindi il libro va letto perché è bello, poi il libro va letto perché io ormai sono stato definito uno scrittore no profit. Il ricavato, i diritti d'autore di tutti i miei libri vanno in beneficenza e sono devoluti a degli enti no profit. Questo libro io l'ho regalato a Papa Francesco. Papa Francesco ha deciso di devolvere i diritti d'autore a un'opera pia di misericordia, da dove lui attinge per fare le piccole elemosine. Io dico che più riusciamo... Noi leggiamo e lì arrivano dei fondi e questi fondi servono per aiutare delle persone che sono più bisognose di noi. Ci aspettiamo una prossima avventura letteraria a breve? Sono molto proficuo. Sì, ho un libro già pronto da dare alle case editrici, da dare agli editori. Prossimamente ci sarà questa nuova opera, L'uomo che vendeva ricordi. Lo aspetteremo.